Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Oggi sono di nuovo qua da RaceCap Factory con il Gamba. Okay? Ciao ragazzi. Ideatore e CEO di questa azienda. Oggi vogliamo parlare di qualcosa di diverso. Parliamo di sospensioni, parliamo di forcelle da 48 mm, non solo di VP, ma di forcelle da 48 mm. Esatto, generiche. E parliamo di attriti, scorrevolezza. Questo è un video un pochino più tecnico perché vogliamo andare a spiegare alcuni dettagli molto importanti, giusto Albi? È corretto. Quindi adesso sigla e poi iniziamo subito con il tecnico. Eccoci qui, parliamo di RaceCap Forks. Questo prodotto io lo sto usando da un anno con Ramona, col 300. Siamo andati nel deserto e siamo stati ad Erzberg, sempre con la GasGas ES700. Quindi l'abbiamo portato in ogni condizione e davvero a testare condizioni limite. Certo. Ok? Quindi spiegaci meglio cosa è RaceCap Forks e raccontami cosa mi vuoi spiegare con questi due parapolvere, con queste due tenute. Certo Andre, questo è un video tecnico che diciamo si rivolge in particolare ai tecnici di sospensioni e eventualmente ai rider che cercano le massime prestazioni della sospensione. Il RaceCap Forks è un prodotto che si pone in maniera rivoluzionaria nel mercato delle sospensioni e dei parapolvere. Perché dico questo? Perché i parapolvere esistono di due tipi, i parapolvere monolabbro e i parapolvere bilabbro. Come potete immaginare, il parapolvere monolabbro fa poco attrito e protegge meno, il parapolvere bilabbro fa più attrito e protegge di più. Okay. Quindi la scelta fino ad oggi era tra questi due prodotti, quindi al netto dei materiali, della scorrevolezza delle gomme e quant'altro, un monolabbro naturalmente scorre di più, mentre un bilabbro protegge di più. Come si colloca il nostro RaceCap Forks? Permette a un parapolvere monolabbro di ultima generazione di diventare all'occorrenza un bilabbro lubrificabile e removibile. È un po' l'uovo di Colombo perché di fatto prima avevamo un bilabbro con una serie di controindicazioni in termini di scorrevolezza e anche di pulizia tra i labbri. Adesso abbiamo il monolabbro con tutte le sue prestazioni in termini di scorrevolezza più la possibilità di attivare il secondo labbro lubrificandolo in modo da non compromettere la scorrevolezza e aumentare le prestazioni in termini di tenuta. Certo. Quindi di fatto noi abbiamo una soluzione più efficiente sia del monolabbro moderno sia del bilabbro precedente. Entriamo in una nuova era, l'era del monolabbro con secondo labbro attivabile. Questo mi consente ad ogni uscita di pulire e lubrificarlo. Volendo. Questo strizza l'occhio un po' a tutti i tipi di rider, certo. Perché di fatto c'è quello che la manutenzione la fa assidua perché vuole il massimo delle prestazioni e qui abbiamo la possibilità di avere il massimo delle prestazioni. Anche chi fa cross, ad esempio, può pulirlo, certo, e lubrificarlo ogni manche. Ti faccio per un avere esempio. Il massimo, certo, delle prestazioni. C'è un esempio interessante che è quello che nelle piste da cross spesso bagnano la pista prima delle manche. Quindi tu hai preparato la tua sospensione, è perfetta, hai bagnato tutta la pista, parti e poi magari hai la super scorrevolezza, però è a rischio perché c'è della terra, c'è del pantano, no? Del fango. In questo caso tu con la tua extra tenuta lubrificata sei sereno che la tenuta regge perché di fatto hai una doppia protezione. Quindi nel motocross, tanto quanto nell'enduro, un prodotto del genere può essere importante. Bello. Ricordando che il bilabbro di vecchia generazione, tu per andare a pulire tra un labbro e l'altro devi smontare tutta la forcella, quindi è un lavoro lunghissimo, lo fai quando fai una manutenzione della forcella, non lo fai a ogni manche. In questo modo, come uso io la moto, in 3 minuti posso disarmare il forks, pulirlo bene, asciugarlo, oliarlo e riarmarlo. Esatto, in qualunque momento. Siamo super sensibili alla scorrevolezza, non abbiamo possibilità di lubrificarlo, non ci sono condizioni particolarmente impegnative da avere un'extra protezione? Lo sgancio. Non c'è problema. Lo sganci,
e lo tiri giù. Lo puoi ribaltare, diventa un indicatore di corsa, eventualmente, se vuoi fare questo mestiere, altrimenti lo adagi in fondo e in questo modo lo tieni pronto per un utilizzo successivo. Bene, adesso riattiviamo il nostro Race Cap Forks. C'è da dire che questa versione è adattabile ad ogni forcella da 48 mm, giusto? Esatto, perché il suo particolare brevetto è l'ancoraggio alla molla del parapolvere. Visto che tutte le forcelle di 48, qualunque sia il brand e la marca, ha un parapolvere con una molla esterna, il nostro prodotto si aggancia, certo. È compatibile con tutte, è universale. Altra peculiarità e vantaggio del Race Cap Forks è che non c'è bisogno di disassemblare la forcella, ma grazie alla sua elasticità è possibile inserirlo nella forcella passando dal fodero in questo modo. Eccolo lì. Attivalo. Voglio mostrarvi una potenzialità molto interessante delle Race Cap Forks. Questa tenuta supplementare ha la possibilità di essere lubrificata e vi permette di avere attriti assolutamente trascurabili e una maggior affidabilità della forcella grazie alla tenuta supplementare. Ora vi mostro come lubrificarla e quanto sarà ancora lubrificata alla fine di questa nostra girata del sabato. Rimuovere la tenuta è estremamente semplice, come sapete. Ora noi andremo a lubrificare con un grasso speciale la nostra tenuta. In questo modo. Ora possiamo riattivarla. Ci sarà un micro serbatoio di questo lubrificante che ci permetterà di tenere la tenuta ad attrito zero per diversi chilometri, una girata, una gara, è più che sufficiente per tutto quello che avviene durante una giornata. A few moments later. E ora andiamo a vedere insieme quanto grasso è rimasto all'interno del nostro Race Cap Forks. Eccoci qua, controlliamo lo stato. Ecco, come potete notare, abbiamo ancora del grasso all'interno. Quindi la riserva di grasso all'interno è durata per i 100-110 km del giro di oggi. Quindi, video tecnico, abbiamo parlato un po' di scienza, scorrevolezza, attriti, però bello, secondo me interessante. Fatemi sapere cosa ne pensate con un commento qua sotto, lasciate un like. Se non siete iscritti, iscrivetevi al canale, mi raccomando ragazzi, è gratis e mi aiutate a supportare tutta questa serie di video, non solo con le moto, ma anche, diciamo, un po' di scuola, divulgazione, scuola di motori, di moto, di passione. Certo. Ho lasciato qua sotto i riferimenti del sito Race Cap Factory, con anche il link al Race Cap Forks. Grazie per il supporto, grazie per aver visto il video. Come sempre, gas e alla prossima. Ciao ciao.